Caro concittadini, prima di procedere con gli auguri di un santo Natale e di buon fine anno, vorrei ringraziare le due pagine social di Almeno San Salvatore nel cuore e le mini news nelle persone di Umberto Locatelli e Marco Pessina. Quest'anno, come sapete, è stato un anno molto difficile per la nostra comunità che è stata colpita dalla pandemia. Abbiamo avuto anche noi parecchi defunti in causa Covid. Finalmente quest'anno sta per finire. Innanzitutto vorrei fare le condoglianze a tutte le famiglie che hanno perso un proprio caro a causa di questa pandemia. Voglio ringraziare tutti i volontari comunali, tutte le associazioni che ci hanno dato una grossa mano, sia nel preparare mascherine, distribuire mascherine, portare i farmaci, fare tutti i servizi che hanno dimostrato la dimostrazione di fare in questo periodo, che sono tanti. Io volevo solo ringraziare tutti perché non riuscirei a elencare tutte le persone che mi hanno dato una mano. Però veramente credetemi che voglio ringraziare veramente tutta la comunità e ringrazio anche la comunità per il rispetto che hanno avuto delle regole. A parte qualche episodio, però voglio dire che i cittadini di Almeno si sono comportati davvero bene. Infine vorrei augurare a tutti voi un santo Natale e un buon anno, sperando molto migliore del 2020, di quello trascorso, perché non è ancora finita. Teniamo duro che insieme ce la faremo. Grazie a tutti e buone feste a tutti.